E ciao a tutti, un saluto a tutti gli iscritti. In questo video andremo a vedere come ottenere l'abilità Ascia Furente. Ragazzi, per chi fosse capitato invece per la prima volta sul canale, lo informo che proprio sul canale Toro18 Vivo sono presenti diverse playlist, guide e aiuti e soluzioni. Quindi ragazzi, vi invito a visitare il canale, mettere mi piace se il video vi è stato di aiuto e scrivere qua sotto nei commenti se avete bisogno di altri aiuti. Detto ciò, passiamo a vedere come ottenere dove si trova questa abilità. Come potete vedere, ci troviamo a Vangrim. Vi avvicino anche la visuale per comprendere meglio la posizione. Inoltre, prendiamo di riferimento il rifugio di Odda e, se vogliamo, anche questo punto di osservazione, questo viaggio rapido. Ragazzi, questo simbolo rappresenta proprio il sotterraneo, sotterraneo in cui è presente l'abilità. Raggiunto il luogo, troverete una porta che richiede una chiave. Vi mostro attraverso il corvo la posizione esatta in cui si sta trovando Avi. Ragazzi, se ci fate caso, c'è anche il simbolo del sotterraneo che avevate visto precedentemente proprio sulla mappa. Per aprire questa porta c'è bisogno di una chiave, chiave posseduta ovviamente da un nemico. Io vi mostrerò da quale nemico l'ho ottenuta, ma ovviamente non è detto che lo stesso nemico che è in possesso di questa chiave in questo video lo sia anche per voi. Quindi ragazzi, utilizzate nel caso di PlayStation il tasto R3 per attivare il potere che individua gli avversari e ci mostra proprio quale è in possesso della chiave. Successivamente, una volta ottenuta proprio la chiave, potrete accedere ai sotterranei. Dopodiché, ragazzi, nel resto del video vi mostrerò i vari passaggi per poter ottenere l'abilità. Vi anticipo che dovremo posizionare diversi piedistalli in modo tale da proiettare un raggio che ci permetterà proprio di aprire diverse porte. Ragazzi, io vi lascio al resto del video. Spero che vi sia di aiuto e nel caso comunque ricordo sempre, se c'è bisogno di altri aiuti, scrivetemi qua sotto nei commenti. Inoltre, ragazzi, fatemi sapere anche cosa ne pensate di questa abilità. Un saluto, ragazzi, buona visione e al prossimo video.